nel 2001 le esportazioni, nonostante appunto il quadro non brillante, sono aumentate dell'8%, siamo stati uno dei pochi paesi, se non l'unico, a vedere aumentare le esportazioni in quel paese. Iniziative come queste, dove direi durante 360 giorni, quasi ogni giorno, viene presentata il Made in Italy italiano, sotto l'aspetto artistico, culturale, scientifico, tecnico, tutto ciò che l'Italia ha di meglio, sono proprio uno stimolo diretto a far venire i giapponesi in Italia. Pompei no iseki no genjou ya tennankai no kanshiu sha de aru Todai no Aoyagi kyōjū ga kaisetsu o okonaimashita. Le cifre credo che sono poi quelle che dimostrano l'ampiezza di questa iniziativa. Noi abbiamo solo i costi di produzione, comprensivi dei costi di promozione, sono circa 200 milioni di euro, circa 400 miliardi delle vecchie lire. Non solo ci sono stati gli eventi, ma siccome gli eventi erano sponsorizzati o comunque organizzati dai media, naturalmente i media facevano grandi campagne pubblicitarie sull'evento e facendo grandi campagne pubblicitarie sull'evento facevano grandi campagne pubblicitarie sull'Italia, sul nostro paese. Italia Nen wa kore kara 1 nen kan Italia no geijitsu ya bunka, sangyō nado o taki ni watatte shōkai suru Italia kokka projekto de aru. È una formula pubblico-privato, la prima volta che è stata inaugurata con la collaborazione e con la forte impulso da parte del Ministero degli Esteri, appunto questa formula mi sembra che sia all'ordine del giorno per essere riproposta ovviamente chiamandola in un altro modo, forse Fondazione Italia. Forza a tutti, ciao! Tra pattoni, fischi a ripetizione, poi ha un battibecco con il quarto uomo. Si sta pensando anche in qualche modo come renderla permanente, come trarre ispirazione da questo progetto di Italia in Giappone per ricavarne degli strumenti di intervento del nostro paese in altre parti del mondo basati sullo stesso principio. Lo consideriamo come il modello del futuro. Ripeto che oltre ai risultati che abbiamo già visto in Giappone, pensiamo che la ricaduta sia a lungo termine e quindi è un investimento il cui ritorno è duraturo negli anni. Per questo motivo noi pensiamo che soprattutto nei nuovi mercati, penso a paesi come la Cina, la Russia, questo sia un modello da ripetere. イタリア祭りはビッグサイトにイタリアの全てを集め、このイベントに参加すればまるでイタリアを2週間周遊したようなイタリアを体験できるということをコンセプトに4月28日から5月6日までの9日間開催されました。日本人にはまだ知られていない顔を持つ国イタリア、
agimete Tokyo de consato gadechite totemu ure saidesu. La Fondazione Italia-Giappone, terminato il suo compito, si scioglierà e ha un patrimonio che è disponibile naturalmente a trasferire a questa futura istituzione, chiamiamola così. Pensiamo di prendere insegnamento da questo successo e ripetere con le modifiche del caso questa forma di collaborazione in altri paesi e su altri obiettivi importanti per la presenza del nostro paese all'estero. Se non impariamo a convivere tra paesi industrializzati, non si risolveranno mai quei problemi, diciamo, di un aiuto concordato verso i paesi del terzo mondo, che è il problema vero che noi abbiamo di fronte. Quindi abbiamo il dovere di conoscerci sempre di più, di cercare di mantenere le nostre basi culturali, ma di assimilare quello che di positivo c'è da ogni parte. Siamo nella rada di Nagasaki, dietro di me la nave San Giusto, l'abbiamo vista salpare a Livorno l'8 luglio scorso. Questa è la terza tappa di questa crociera addestrativa dopo Gibuti e Singapore. A bordo, lo ricordiamo, ci sono le prime donne ufficiali. イタリア海軍のヨット、オルサマジョーレ号が新潟に試行に訪れ、一般公開されています。 イタリアとの交流イベントの一環で全国8つの港を訪れています。 Buongiorno. Con un aereo di linea ci vogliono oggi 18 ore per raggiungere Tokyo. Nel lontano 1920 ci impiegarono 106 giorni Arturo Ferrarin e Guido Masiero, utilizzando biplani di legno e di tela, privi di cabina chiusa e recuperati tra i residuati bellici della Prima Guerra Mondiale. I due pionieri del volo coprirono un percorso di 18.000 chilometri in 42 tappe, incontrando avventure di ogni genere. Il successo di quell'impresa, agli albori dell'aviazione, suscitò tale impressione che l'imperatore del Giappone decretò 42 giorni di festeggiamenti in onore dei piloti italiani. Sulle orme di quell'evento, due piccoli aerei da turismo sono in volo e copriranno lo stesso percorso da Roma a Tokyo in 16 giorni. Siamo un po' ispirati in tutto questo a una famosa frase di Croce nel Breviario dell'Estetica. Diceva Benedetto Croce che colui che gusta l'arte in un certo senso guarda nella direzione che gli ha dittato l'artista. Nel seguire questa indicazione vede attraverso uno spiraglio una fetta del mondo a venire. A 6 anni di distanza
da Giappone in Italia 1995-96, Italia in Giappone 2001-2002, ha approfondito l'amicizia tra i nostri due paesi. Ci conosciamo meglio, ci stimiamo di più. Sono state mobilitate importanti energie nazionali della cultura e del mondo imprenditoriale. Non ci sono mai stati, nella lunga storia dei rapporti tra i due paesi, scambi così intensi come nel corso della rassegna Italia e Giappone. Sono molto onorato di poter rivolgere queste espressioni di ringraziamento per l'invito ricevuto anche a nome dei numerosi giapponesi qui presenti. L'anno italiano si sta dimostrando non un evento fine a se stesso, ma la fonte di altre iniziative in Giappone e in Italia nel campo della cultura, dell'economia, della tecnologia, in un percorso di continuo arricchimento. I visitatori e gli spettatori sono stati molto migliori, anche grazie ad un'imponente copertura dei mass media giapponesi, accompagnata da un'insolita copertura anche da parte della stampa italiana. Italia e Giappone, come ha sottolineato un messaggio che mi è fatto pervenire il Presidente del Consiglio Berlusconi, può essere un modello per promuovere il sistema Italia in altri paesi attraverso un nuovo strumento al quale potremo passare il testimone di questa nostra entusiasmante esperienza. Ringrazio i rappresentanti delle istituzioni italiane e giapponesi e tutte le personalità che si sono prodigate per il successo di Italia e Giappone 2022. La Fondazione ha voluto pubblicare un libro bianco, anzi d'argento, che ho il piacere di consigliare. Thank you.